Questa mattina a Sant'Arsenio, presso Palazzo Fiordelisi, il corso per ausiliari alla viabilità, patrocinato dal Centro Studi Italiano Scienze Medico Forensi e dalle associazioni di polizia locale. Il corso avrà una durata di 25 ore ed avrà docenti con esperienza specifica nella formazione teorica e nella simulazione pratico-operativa. Il corso consentirà inoltre di acquisire tecniche di prevenzione e repressione nelle materie riguardanti la polizia locale e gli ausiliari alla viabilità e avrà anche dei crediti formativi per l'accesso alla pubblica amministrazione. Abbiamo inteso organizzare qui a Sant'Arsenio, però ovviamente è rivolto a tutte le persone del Vallo che lo volessero fare, questo corso per ausiliare la viabilità. L'abbiamo iniziato proprio adesso, proprio perché in prospettiva dell'estate, dove il Vallo di Diano avrà un'alta densità di turisti, di persone che vengono da fuori e le polizie locali avranno bisogno di una mano nella gestione della viabilità in occasione di feste patronali, di sagre o di altre manifestazioni o speriamo mai di eventi calamitosi. Questo personale preparato da un ente certificato farà sì di preparare appunto persone che possono poi dare una mano alla pubblica amministrazione laddove ne facesse richiesto, anche alle associazioni di protezione civile. Come si svolgerà questo corso? Beh, sarà svolto su 25 ore, fra teoria e pratica verranno fatte anche delle simulazioni, per cui i ragazzi, le persone che parteciperanno al corso potranno toccare con mano le varie difficoltà che si possono incontrare nella gestione, per esempio, della viabilità.